Lui conosce tutti. Ma chi? Lui è pieno di pila. Ma quando? Lui c'ha le Ferrari. Ma che cosa? Lui c'ha le barche e le ville. Ma va! Lui è ricco dei più potenti. Ma figurati! Lui sa sempre tutto di tutti. Ma parlami! Lui è... il Cazzaro. Pronto, Giacomo? Cosa? Torneo di tennis all'oratorio di Corsico? Cosa? Si vince una cena alla trattoria dall'Urido? Beh, mi è stuzzicato. Quasi quasi vengo. Però avrei bisogno di qualche lezione. Ciao, fammi chiamare il mio istruttore, che è un po' che non lo sento. Ma non te lo ricordi? Ma sì, dai, Roger Federer. Ma sì, lo svizzero. Dai, ma che lo chiamo, che è un po' che non lo sento. Galleria, buonasera, sono Masi. Sì, buonasera, sono Luca, Alba, Ciaieria, Ramita, Tufi, Airbus, si ricorda? Airbus. Guardi, mi scusi perché comunque sono una receptionist nuova. Deve fare una prenotazione? Sì, solita camera, solito tutto. Allora, Luca Alba, giusto? Sì. Un secondo che provo a parlare con la mia front office manager, magari lei si ricorda di lei. Sì, buongiorno. Ecco, finalmente parlo con una voce amica. Allora, mi diceva la collega il signor Alba, vero? Sì. Ciaierie, rame, tartufi, estintori meter, Panama, insomma, delegato. Queste sono le mie aziende che è l'Alba S.P.A. Certo, signor Alba. Siccome io avrei bisogno di due camere, nel senso una per me e una per il mio istruttore di tennis, sì, perfetto, quindi secondo lei per un personaggio come me cosa mi darebbe? Allora, io per lei, signor Alba, prenoterei direttamente la nostra Verdi Suite. Poi avremo bisogno di un'altra camera invece per l'istruttore di tennis. Da mettere in una soluzione importante, vista quadrilatero da una parte e magari vista Monte Bianco dall'altra. Io ero venuto lì con Bruce Willis e il mio numero della guardia, Jaguaro femmina di nome Electra, si ricorda? È perché io sono stata assente per un periodo, sono tornata un anno fa, esatto. Ok, quindi magari non ho avuto il piacere di conoscere il signor Alba. Va bene, senta, allora. Sarà questa volta. Esatto, facciamo così. Allora, avete voi uno spazio, io non ricordo, dove lui possa, diciamo, riscaldarsi, quindi possa muovere col diritto e col rovescio? No. Quindi lui non riesce a riscaldarsi sostanzialmente, perché lui ha bisogno proprio di spazio per il rovescio e il diritto. Ho capito. Le lascio sia la mail che il numero. Allora, lascio il numero che è 335 71 16 491. E poi le do la mia mail che è Alba SPA chiocciola tartufo d'alba dolcetto d'alba. Tutto attaccato, vero? Sì, da punti. Esatto. Punto Ancona Imola Roma, sì? 727alba.com. Perfetto. Me la può ripetere gentilmente? Sì, non può Alba. Allora, Alba Spa, chiocciola, tartufo d'alba, dolcetto d'alba, punto Ancona Imola Roma, 727alba.com. Esatto. Vogliamo quindi qualcosa di grande, un sito dove lui si possa allenarsi. Sì, si vuole riscaldare, perché lui non usa la racchetta in camera, usa le vecchie stiga che sono quelle da ping pong, no? E quindi riesce a scaldare le spalle. Chiama Roger Federer, magari è stato vostro cosa. Controllerò. Ok. L'unica cosa era la mezza forma di Emmental, sì? E le due tavolette di cioccolato fondente da 500 grammi. Perché? Va bene, poi sì. Troveremo anche l'Emmental e l'ultima cosa, un Gatorade Alicis. Io vi ringrazio, aspetto una sua chiamata allora. Signora Alba, grazie mille. Arrivederci. Prima di questa sera, grazie. Quando vuole. Ah, mi faccia una cortesia, chiami dopo le 7. Che ho un'intervista con Bruno Vespa su come supportare la ricchezza senza andare in paranoia. Va bene, grazie mille signora Alba, arrivederci. Pronto Giacomo? Per il torneo tutto a posto, sarò prontissimo. Pensa che ho passato un'ora al telefono per convincere che ero veramente io. Non gli sembrava vero. Mille feste, disastri, ricordi. Poi mi ha fatto delle confidenze. Pensa che Agassi sta scrivendo un libro su di me. E senza il mio permesso. Sono arrabbiatissimo. Gli chiederò i danni. A proposito, danno pioggia per quel giorno. Quasi quasi chiamo la Williams. Sì, ma non a giocare.
A te nel mio ombrello. Comunque, tutto a posto. E mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio. Incazzato. Il giaguaro di nome Electra. Il giaguaro femmina, eh. Femmina di nome Electra. Lei una gentilezza incredibile. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, ma prima di chiudere ho una sorpresa per voi. Sì, Brad Pitt è con noi. Brad Pitt di nuovo con noi, ovviamente tutto questo perché Ivo Avido ha paura che lo cacciamo dal programma, ma è già deciso. Ovviamente tutti i proventi della Macho Capatonda SPA andranno al Gran Maestro della Ghegheria per ingrandire la Ghegheria SPA e aprire sedi in tutto il mondo, vero maestro? Buongiorno. Salve. Buongiorno. Fuori merda. Buongiorno. Buongiorno maestro. Lei mi manca come ai cani manca il chatti, maestro. Sì. Come l'enfisema manca. Tu, Marco, anche tu, anche tu. Maestro, penso lei che... mi manca come la sifilide a una mignotta. Lei mi manca come il burro manca alla marmellata, maestro. Bravo. Lei mi manca come un cazzo di colore a un mio amico omosessuale. Che salutiamo, caramente. Danilo, che saluto caramente. Lei mi manca, maestro, come un Marco, polacco. Dica. Mi si sono infiammate le palle. Porca miseria. Com'è possibile che ogni volta dobbiamo trasformare questo programma in Medicina 33? C'ho il fuoco di Sant'Antonio. Ma nel senso che, mi scusi maestro, ma nel senso che le sono infiammate le palle perché è nervoso e le girano? No, tutte rosse e brufolanti. La sento male, maestro. Sento male. Il collegamento non funziona bene. Mi sono fatte le palle rosse. Sì. Mi senti? Quindi lei quando toglie le mutande vede del vischio adesso, maestro. Esatto, è già Natale da lei. Ma si stanno preparando per Natale. Ma nel suo meraviglioso film, che ovviamente nessuno andrà a vedere, maestro, perché io li convincerò a non farlo, ma non per lei, io la amo, è per colpa di quel figlio delle grandi puttane che è Ivo Avido. Sì, ecco. Maestro, mi scusi, ma lei deve mostrare i suoi meravigliosi testicoli in camera oppure no? Sì, è la prima scena. Non può chiedere alla Flotta, che è la più grande truccatrice della storia del cinema italiano, se può truccarle i coglioni, maestro? Tanto ne ha già truccati tanti di coglioni. Senti, c'è qualcuno che porta sfiga, Marco, perché praticamente... Vedi che quei 100 euro... Allora, ieri praticamente è caduto il cavalletto sul piede di uno e si è fratturato la gamba. No. E poi c'è Sperandeo che vuole uccidere Ivo Avido perché non gli dai i soldi. No. Sì, adesso è successa una lite incredibile. Enrico, c'è una paura incredibile, adesso se n'è scappato. Non so dove. Ma senta, maestro, lei si rende conto che sono io che sto gufando come un pazzo? Ma lei ne esce bene. Lei ne esce bene, maestro. Il film sarà un successo. Grazie. Lo guarderete lei, ovviamente, sua moglie. Sua mamma e suo papà, sarà un successo, maestro. Metto già 21 euro. E vedi, che cazzo te ne frega? Prontezza di riflessi, maestro. No, sta facendo i conti, sembra scemo, però. Maestro, lei sa che io farò di tutto per far sì che lei diventi il più grande attore hollywoodiano della storia. Grazie. Può cortesemente farci una battuta che siamo in chiusura, maestro? Sì, volevo fare una barzelletta, se possibile. Bene. Vado? Sì, prego. Allora, c'è un cinese che capita per sbaglio a Bologna, no? E chiede informazioni a un tizio e fa: scusi signore, qui Emilia Romagna? E lui fa: no, però più avanti Luisa lo succhia. Sai che c'erano ancora i Longobardi quando hanno inventato questa barzelletta. Ma stai zitto, comunista di merda. Ma cosa c'è? Bastardo infame. Muori, non offendere il mio grande maestro di vita. Grazie maestro per avermi illuminato questo lunedì, mi è cambiata proprio la giornata. Io andrei in onda altre 66 ore, maestro. Io lo faccio solo per te, Marco. Grazie, maestro. Capito, maestro. Grazie, maestro. Ecco. Io la amo e le auguro una splendida giornata. Anch'io, va bene, maestro. Infatti. Ciao, maestro. Ciao, Gigi.
Grazie a Pippo Palmieri. A domani, amici, con i Pooh. Grazie a DJ Spine. Ciao. Grazie alla Poppy Poppy. A domani. Alan Caligiuri. Salutate la capolista Fabio Alisei. Gigi. Marco Dona, Luca Alba, Peto Sauro e quella puttana della vostra madre, ma soprattutto Paolo Noyes. C'ho cazzo nell'occhio, c'ho cazzo nell'occhio, ti faccio un bacioccio. Marco Mazzoli. Ci sentiamo domani dalle 2 alle 4, grazie alla cumpa di Vieturati e soprattutto alla nostra enorme, meravigliosa, unica famiglia sulla pagina di Facebook Lo Zoo di 105. Buona giornata a tutti, andate a cagare. Ciao. Ciao.